un record di pubblico e di partecipazione. L'evento, organizzato e promosso dalla testata giornalistica TV City di Torre del Greco in collaborazione con il professore Corrado Malanga, in calendario lo scorso sabato 24 giugno all'Hotel Poseidon, ha registrato il tutto esaurito e ha visto la partecipazione di un folto ed interessato pubblico giunto nella città del Corallo da ogni parte d'Italia. Dando il migliore benvenuto in questa che è la città del corallo e dei fiori, ma soprattutto in questa che è una capitale culturale. Grazie professore, cedo la parola. Così, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, dal Lazio alle Puglie, sino alla Lombardia e alle altre regioni settentrionali, l'illustre docente universitario direttamente da Pisa ha affascinato e suggestionato con ricchezza di contenuti l'intero uditorio, prenotatosi sin dallo scorso mese di marzo per ascoltare gli esiti delle ultime ricerche condotte con il SAR, il radar ad apertura sintetica, sulla grande piramide di Cheope. Quindi Strabone sapeva esattamente il risultato del radar ad apertura sintetica nostro. Vedi la storia come viene interpretata male. Nato infatti da un'idea di Ciro Gaglione, Edoardo Orma e Salvatore Perillo, l'evento, sulla scia del format Oltre la Storia, edito dal 2020 da TV City, ha avuto il preciso scopo di voler diffondere le recenti scoperte inerenti ad ambienti nuovi e mai individuati prima, rinvenuti con il radar nel corso di studi congiunti effettuati da Corrado Malanga e Filippo Biondi, pubblicati in forma ufficiale già ad ottobre 2022. Perché ci interessa sta cosa dell'entrata? Ci interessa perché con il radar all'apertura sintetica, in questo ingrandimento del modellino, noi vediamo l'entrata sulla destra, quella stanza nera, cubica, quel percorso dritto bianco che prosegue dritto nero e che va esattamente alla camera, guarda caso, del faraone. Nel corso della serata il professore ha illustrato con immagini e foto i ragionamenti alla base delle proprie teorie, soprattutto supportato dall'individuazione di nuove stanze e corridoi sotto la grande piramide della piana di Giza. Bisogna capire, ma Zaki Hawass che idea c'ha di chi ha scritto la piramide? Ecco, secondo me Zaki Hawass pensa che la piramide l'abbia fatta l'IKEA. Grazie. Al termine dell'evento, Corrado Malanga si è aggiudicato il premio TV City, giunto alla terza edizione, per la categoria Cultura. Terza edizione premio TV City al merito, categoria Cultura, sezione Oltre la Storia, conferito al professore Corrado Malanga per l'infaticabile passione e la rinomata competenza universalmente acclarata e dovunque riconosciuta, con la quale da decenni opera nel mondo scientifico, distinguendosi per l'acume, la professionalità e le ricerche condotte che hanno contribuito in modo significativo alla comprensione e all'avanzamento delle scienze. Con sincera gratitudine e stima profonda, gli amici di Torre del Greco, Ciro Gaglione, Edoardo Orma, Salvatore Perini. Grazie. E ha risposto alle numerose domande del pubblico in sala con il firmacopie degli ultimi libri da lui editati. Una nota di merito anche al marketing e alla promozione del territorio torrese. Nello scorso weekend, infatti, la città di Torre del Greco è stata visitata ed apprezzata da centinaia di persone che ne hanno messo in risalto la bellezza paesaggistica e l'unicum morfologico, stretta com'è tra la fierezza del Vesuvio e l'immensità del mare. Ci sono un sacco di punti oscuri nella storia dell'Antico Egitto. Uno dei punti più oscuri di tutti è chi ha costruito le piramidi della piana di Giza e come le ha costruite. Quindi siamo qui anche per sottolineare delle cose che abbiamo ultimamente scoperto, anche con la tecnica del radar ad apertura sintetica, e a sottolineare anche alcune altre cose che non abbiamo ancora ben compreso, ma sappiamo che ci porteranno in una direzione, la direzione della storia che deve essere rivisitata. Una scoperta importante, oltretutto certificata dal mese di ottobre dell'anno 2022, quindi che ha anticipato di tempo e di mesi quanto soltanto a marzo del 2023 il governo egiziano ha ufficializzato. Una scoperta importante che dà la paternità alla comunità scientifica italiana. Sì,
il radar ad apertura sintetica. E questa è la tecnica che abbiamo utilizzato per guardare con un radar satellitare da 680 km d'altezza in orbita quello che succedeva, che succede, che c'è all'interno della piramide di Cheope. Per la prima volta, con questa nuova tecnica, riusciamo in qualche modo a guardare attraverso il granito come se fosse un pezzo di cristallo e a renderci conto di tutto quello che già conoscevamo, l'interno, le stanze, i corridoi, ma quello che è venuto fuori tutta un'altra serie di cose, altri corridoi, altre stanze. E allora abbiamo cercato di capire queste strutture a che cosa servivano, e la cosa interessante è stata che il risultato ci dice che la piramide di Cheope è una specie di macchina che funziona con la vibrazione del vento attraverso il granito. Questa vibrazione e attraverso l'acqua che riempiva la piramide serviva a curare praticamente il faraone, che così aveva la capacità di diventare più longevo. Una scoperta e una ricerca condotta insieme al dottor Filippo Biondi, un lavoro che parte da lontano. Da quando parte, da dove parte, in quanto tempo è stato articolato? Dunque, il lavoro parte sostanzialmente dal libro che io avevo scritto sulla piramide di Cheope, una macchina praticamente per l'immortalità del faraone, e Filippo Biondi, che è un esperto di radar, soprattutto di radar ad apertura sintetica, mi scrive una lettera e mi dice: ma si potrebbe guardare i calcoli che lei ha fatto su questo libro, se sono veri o no, utilizzando il radar? E io dico: sì, certo, proviamo. Abbiamo quindi costruito la ricerca sulla base di una potenzialità che il radar ad apertura sintetica ci poteva dare. Voi pensate semplicemente che per analizzare un oggetto di un metro e mezzo ci vorrebbe, da 680 km d'altezza, un'antenna di 12 km di grandezza, cosa che è impossibile da fare. Allora il radar ad apertura sintetica ci permette di utilizzare un'antenna di 6 metri posta sul radar, sul satellite, e far fare al satellite un percorso di 12 km. È come praticamente con questo trucco avere una sintesi, ecco perché si chiama apertura sintetica, una sintesi e ottenere gli stessi risultati che si potrebbero ottenere con un'antenna gigantesca. A quel punto abbiamo trasformato gli impulsi elettromagnetici del radar in impulsi fononici, cioè in rumore, in vibrazione della pietra. La pietra all'interno, non solo all'esterno della piramide, così ci appariva di colori diversi a secondo che ci fossero delle stanze, dei buchi, dei corridoi e così via. Più volte ospite del format Oltre la Storia, edito da TV City, quest'oggi a Torre del Greco, e una delle poche volte in Italia meridionale. Qual è stata l'accoglienza della comunità, della cittadina di Torre del Greco, e soprattutto questa sera cosa lascia a Torre del Greco? L'accoglienza è stata fantastica, perché tantissima gente evidentemente vuole sapere di queste nuove ricerche, che sicuramente vanno oltre quello che è in grado di dire il mainstream, e quindi in questo contenitore noi cerchiamo di riempire con informazioni importanti che in altre televisioni non potrebbero passare. E questo è un punto importante oggi ancora, per comprendere che un po' gli italiani sono sempre coloro che fanno le ricerche importanti, le ricerche di punta, anche se nessuno se ne vuole accorgere, e un po' siamo in fondo qui a Torre del Greco, uno dei posti in cui sostanzialmente nel 1800 c'era come una città grande come New York, che era la Napoli di allora, con tutta la tecnologia di allora. Quindi ritorniamo a casa in qualche modo con la nostra tecnologia di oggi, a ricordare un po' gli antichi splendori della Napoli di una volta. Un appuntamento che aspettavo da una vita, non da mesi. Conosco il professor Malanga lo conosco come per i lavori svolti da almeno dal 95-96. Emozione fortissima oggi stare qui. E poi basta vedere la gente che c'è, quanti lo seguono e quanti sarebbero venuti a stare qua e non ci sono. Vabbè, a parte seguo TV City, complimenti a lei e a Salvatore Perino. E quindi seguendo TV City,
seguo anche il professore Malanga, è stato un vero piacere. E andare a fare un viaggio verso la conoscenza, quindi liberarci da questa, diciamo, catena che è l'istituzione che ci rende schiavi. Sono venuto a questa conferenza anche perché mi interessa tantissimo le ricerche del professore che seguo da tanto tempo, sono stato a quella di Roma ed era immancabile l'appuntamento con l'amico Edoardo di Tribusiti qui a Torre del Greco.